Spesso mi avete visto super truccata e super carina, ma non è questo il giorno. Benvenuti nella mia seconda reaction. Se vi siete persi la prima dedicata al primo episodio delle Winx, potete trovarlo qua sopra in info box. Oggi ci dedichiamo a un'altra serie che io non ho mai visto, che mi è stata consigliata da Francesco, grazie Francesco per il consiglio, che si chiama Hai paura del buio, che è praticamente una serie della Nickelodeon dedicata ai romanzetti dei piccoli brividi di R.L. Stine, almeno credo, perché da quello che ho letto è uscita proprio la serie di piccoli brividi. Ma io non ho trovato gli episodi, invece quelli di Hai paura del buio li trovi anche su YouTube. Fatto sta che noi andiamo a vedere un episodio assolutamente casuale perché avrei voluto vedere il primo, però non c'era, non l'ho trovato. Il quarto episodio della quarta stagione, non ho idea di quante stagioni siano state fatte, la storia della bibliotecaria silenziosa. Direi che per questo canale che si dedica anche ai libri è perfetto. Ok, la sigla è estremamente imbarazzante. Partiamo benissimo. Non gli faccio Sì, male. lo so, ma... Al mondo non esiste il silenzioso tale. Certo, si sente sempre un bisbiglio, un rumore. E infatti... Praticamente è una Io non sto combriccola mai di zitto. gente che sta intorno a un falestra e racconta le storie Ma di c'è chi paura, lo tenga in credo. silenzio. Come anni 90 questa Ma è cosa, guarda come assurdo. sono Quando vestiti. c'è vita, c'è suono. Cioè, La storia che propongo al nostro club di mezzanotte. il Io la club di chiamo mezzanotte. La storia della bibliotecaria silenziosa. Che lancia la polverina per fare le scintille del fuocherillo. Credini nello scendere la scala. C'è Britney Spears. Quello lassù è il ritratto della prima bibliotecaria. Risale al 1836. Ho capito che la statua era la bibliotecaria. Bambino, la luce fucsia ha assolutamente senso al di là di una porta, ma adesso te ne accorgerai anche tu, immagino. Ma non ci passa una pallina di quelle dimensioni sotto una porta? E Silenzio, sala di lettura. quindi tu parli. L'espressione più spaventata che io abbia mai visto. Ah, per me c'è il puzzafiato. Il tuo chi è? Il mio è Jason. Puzzafiato. Oh, Jason, bello, ne hai di sfortuna, no? Lo Ah, sai quanto questa mi piace? esigenza Sono di come dare un ragazzo di lì. soprannomi così Già, me lo penso denigranti alla anch'io. gente. Jason, tu stai con noi il ghiacciolo. Danno Lo soprannomi a saprei. tutti! È Oh, così anni 90. aiuto! Mi chiamo Lori Napier. Sono brutta e odiosa, ma sempre tanto intelligente. Eh sì, ve la siete cavata egregiamente. Ciao! Prima lezione per provarci Io con sono una una ragazza grande e piacerina. uscirne Ti ho indenne. sentito. Ancora Adesso la bambina canta, finisce anche lei nella sala di lettura, continua a cantare e le danno fastidio. Ah no, plot twist! Ero convinta ci finisse la bambina. E invece... Comunque, l'altro bimbo aveva fatto rotolare la pallina, questa non ha fatto assolutamente nulla. Si è presa colpa. Devi tenerti allegra. C'è stato un bug di Perché mai doppiaggio. Lori ghiacciò? Ancora? Basta. C'era ancora Britney Spears. Oh, diamine. Mettere gli occhiali, quale disonore. Ma allora scusami, ma sei tu che provochi. Allora. Allora? Appunto. E ora che facciamo? Io faccio le ricerche e tu stai lì, buono e tranquillo, per favore. Questo sì che è parità dei sessi. Concetto di buono e tranquillo. Anche io l'avrei fatto. Perché mi tratti da ragazzino? Perché sei un ragazzino. Tu invece già hai Basta. 50 anni. Ciao. Ciao. Ma Jason, sto notando torniamo solo da ora me. quei pantaloncini. Non sono intelligente come Ancora tu, il bug di comporto da doppiaggio. ragazzino. Il doppiaggio l'ha Non lo fatto sono Topo perché lo Gigio, so. penso. Jason, il compito lo devo fare stasera. D'accordo, ci vediamo più tardi. Ma io non posso fino alle 7. Allora alle 7. Bene. Ehi, Lori. Un po' d'allegria, tesoro. Chi disprezza compra. Ti sei appena guadagnata il tuo primo appuntamento. Comunque hai detto tu che non... Queste frasi, metà in inglese, metà Non in possiamo italiano, mi fare che una cosa. destabilizzano. Ma... Sì, che lo sono. Ma nemico due che avresti invitato. Meno male che è inglese e non qualche altra lingua sconosciuta, se ne ero persa già.
sapevo che quella statua avrebbe fatto qualcosa. È un calendario del 1910. Un pezzo di falso antiquariato. Forse è così facile. Adesso ho paura che dentro ci siano tipo i cadaveri di quei bambini che c'erano prima. No. Altri libri. Ah, ah. E invece no. Cioè... Guardalo. Ma diavolo, scappate! Ma scappate! Jace! Ah, gli ha messo silenzioso! Lo zaino! Non vi ha sicuramente visti! Ma ti pare? Ma ti pare che non li vedi? Sono sotto i tuoi piedi! Dirigendo l'orchestra. Comunque, zia, anche tu fai rumore con quelle scarpe lì, giusto per dire. Mi ha rovinato le biblioteche. Sono dei luoghi che così affascinanti di solito. Pezzi totale! Ho guai a voi! Sì, la statua! Non ho capito come è successo. Forse cadendo la scatola si è rotta. Ehi, ragazzi, quella porta lì dietro. Faccia presto, li liberi. Scommetto che non c'è nessuno. Ma, scusami, tutti gli altri? Ah, erano tipo fantasmi. Sapete, quella stanza è chiusa sulla porta. La statua. Credevo si stesse muovendo. Io dico che non ci crederanno. Ma quello là in fondo è il ritratto della bibliotecaria. C'è ancora il compito da fare. Tu e io. Sicuro, ormai siamo una coppia. Ma come ti permetti? Non ha neanche chiesto il parere a lui. E termina questa seduta del CAP di mezzanotte. Ah, giusto a proposito. Devo riconsegnare dei libri. Mi accompagnate in biblioteca? Ma di notte vai in biblioteca? Ciao. Non so se aveva un senso tutto questo. Sinceramente, cioè, è stato abbastanza imbarazzante, ma più che altro, nel senso, aveva proprio quel sapore cringe anni 90. È invecchiato veramente malaccissimo. Non so cosa salvare, sinceramente. Boh, cioè, forse sì, si salva la trama, un pochino. Per quanto io non abbia minimamente capito come si sia chiusa la storia. Vabbè, e questa reaction è finita. Se vi è piaciuta lasciatemi un pollicino in su. Commentate se volete che questa serie di Hai paura del buio prosegua, oppure se preferite qualche altra serie. Datemi i vostri suggerimenti. Se vi è piaciuta questa reaction e vi ha divertito almeno un pochino, condividetela su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 18 gennaio con Danza con Joe. Invece la prossima reaction sarà il 7 di febbraio. Un bacione, ci vediamo alla prossima.